pace. Si può donare il proprio tempo, le proprie attenzioni. L'importante è che non si facciano
leggero e con di bontà e senza secondi fini. Per esempio, se tu mi avessi fatto questa bella penna, io mi toglio l'obbligazione e ti do il mio valente grammatica. Non so mai, quando sta sta penna, fai una regalata a nessuno. Tanto poco come tornassi un libro al retro, fai non lo voglio. Dimmi Pietro, qual è la cosa che sogni di poter un giorno avere? E domande! L'abbonamento Tribune Elite del mitico Napoli! Oh! C'era! Io mi accontentassi un biglietto con per il Napoli presidente, la più scema delle partite, per me sarebbe un sogno, perché c'è mai avuto stadio. Ecco, se tu mi regali questa penna c'è la possibilità che io mi impegni a farti avere il tuo cognato abbonamento. Allora che fai? Me la regali? Tenita penna è tutta vostra! E dimmi, ora ti senti una persona generosa o una persona che ha fatto un buon affare? La seconda! Ecco, io e te abbiamo stipulato un contratto di tipo clientelare. Che vuol dire clientelare? Deriva dal clientelismo, è una pratica per cui persone influenti avviano uno scambio di valori reciproci. Purtroppo questa pratica è molto diffusa da alcuni e da altri politici. Infatti i bambini, in educazione civica, che cosa abbiamo imparato della politica? Della politica? La politica è l'arte di governare, la res pubblica, che sarebbe l'interesse comune. Chi è? Mi scordato.